Salve a tutti, sono Per! E oh mio Dio, ma cos'è questo? Questo è Dota 2! Non lo so nemmeno io bene cos'è! E ci ho giocato pochissimo, non so quale eroe scegliere, ce ne sono 1.352, ne sono troppi! Questo è figo, prendo questo. Allora, che bellino che abbiamo, quanto sei carino, lo sai che sei carino! Allora, salve a tutti, sono Bear, eccoci qui in questo nuovo gioco che ho giocato pochissimissimo, quindi non so bene cos'è, ma posso dirvi che è un gioco di guerra. Si chiama Dota 2, è ancora in beta, e per potervi giocare è necessaria la beta key. E a questo punto ringrazio il Cromo127 che mi ha appunto invitato alla beta. E grazie per avermi dato questa opportunità di poter giocare a Dota 2, anche se non ho mai giocato a un gioco di questo genere. Quindi morirò 3338 volte, perché le poche volte che ho provato sono morto 3388 volte. Di norma il match si svolge in 5 contro 5, questa è tutta la bellissima map, guardate, è stupenda. E però io adesso sto giocando in 1 contro 1, perché se faccio 5 contro 5 non mi fa giocare, non so perché. E questo è un bot. Cos'è un bot? È un personaggio controllato dal computer, perché non mi sento ancora pronto di andare a giocare con gli altri. Allora, qui è il nostro Dragon Knight, è a livello 1, tra 14 secondi inizierà la guerra, aspettiamo qui. Allora, a livello 1 possiamo dare un punto a una di queste cose, possiamo dargli un punto a forza, un punto alle statistiche, un punto a una di queste tre cose, un punto alle skill. E voglio dare prima un punto alle skill. Ok, abbiamo iniziato la guerra, però prima di andare all'attacco aspetto i miei amici, un secondo, arriveranno, spero. Ah no, eccoli qua, vedete questi puntini verdi? Sono i nostri amichetti, sempre controllati dal PC, dal computer, dal gioco, che ci aiuteranno durante questa guerra. Adesso non so cosa assegnare questo punto. Eccoli qua. Ma quanti sono belli! Non so cosa assegnare questo punto. Allora, qui alito infuocato. Allora, rilascio un'alitata infuocata, va bene. Unità per coda di drago. Bello. Sangue di drago, abilità passiva. Ah, mi rigenera la salute, mi dà l'armatura. Questo fa danno da stordimento, danno. Vabbè, facciamo questa. E andiamo. Allora, qui come potete vedere è l'NPC, quindi è più forte. Qui ci sono i cosettini. Andiamo ad ammazzare i cosettini. Probabilmente morirò subito. Lo scopo di questo gioco è quello di andare e distruggere tutto! Distruggere, distruggere! Perché non usa l'abilità? Per l'amor di Dio! È forte! Questi cosettini sono molto utili perché servono per farmare esperienza. Muori. O almeno da quel poco che ho visto. Serve per farmare esperienza e per farmarsi un po' di danari. Ovviamente non ci sono pozioni, o almeno io non so usare pozioni. Cacchio, perché non usi una cavolo di abilità? Perché questo, oddio. Ritirata! Ritirata! Ok, all'attacco di nuovo. All'attacco! Fuoco infuocato! Usa questo fuoco infuocato, porca miseria! No, quello è forte, vieni qua! Vieni qua! Scappa! Scappa! Ok, avrei dovuto comprare il teletrasporto, ma ovviamente non lo fa. Ah, ecco qui, questa è una... sono salito al livello 2. Compriamo anche questa abilità, va? All'attacco! Abilità di fuoco! No, mi ammazza! No, scappa per! Scappa! No! No, sono morto! Mi ha ucciso la torre. Allora, il tempo che rinasco, qui 5 secondi, vi farò vedere che praticamente lo scopo di questo gioco, da come ho capito, è andare a distruggere... Aspetta, stavo facendo vedere... Allora, prima compriamo qualcosa. Allora, dove sono i cosi? Allora, aspetta, questo si compra... No, questo mi manda il ciuccio. C'è il mulo. Pergamene del portale cittadino. Ok, queste. Ne prendo un po'. Allora, come potete vedere, questo è il mercante e si può comprare appunto roba dal mercante, molto utile. Ci sono anche delle pozioni. Ripristina il mana. Ripristina HP. Comunque questi sono tutti equipaggiamenti. Ce ne sono vari tipi. Suppongo, non li ho visti tutti perché ve lo ripeto, non so un cavolo di questo gioco. Però volevo farvelo vedere perché è bello. È molto carino come gioco.
Togliamo questa robaccia da qui. E comunque dobbiamo aiutare i nostri cosettini perché stanno crepando. Vi aiuterò io, cosettini! No, 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 quello è forte! Non gli andare contro. Vai, distruggi questo coso! Ma perché non usa le abilità? Questo coso non lo sai usare? No. Attesa. Ah, l'ho usato. Boh, vabbè. Gli eroi sono tanti. No, 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 run, 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 run. Scappa, 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 scappa. Scappa, idiota! Ok. Ok, si sta rigenerando un po' la vita. Allora, per riuscire a vincere, aiuto a non morire di nuovo. Caccio! E il bot è facile! Ho messo il bot facile! Figuratevi! Comunque, stavo dicendo, vedete quanto è bellino. Mentre tutti quanti attaccano il bot, andiamo. Vi aiuterò anche io. Andiamo all'attacco! Sono salito a livello quasi 3, quasi 4, volevo dire. E qui possiamo vedere il nostro beniamino che si incammina. Comunque, stavo dicendo, lo scopo del gioco è distruggere la base nemica. Questa è la nostra base. E questa è l'altra base. E il gioco mi ha appena detto che la mia cosa centrale è sotto attacco. Quindi adesso useremo il teletrasporto e ci teletrasportiamo qui. Detto, useremo. Ah no, aspetta, giusto, per il teletrasporto bisogna toccare. Cacchio, teletrasportati! Ah, ecco fatto. Allora, adesso aiuteremo i nostri amici perché la nostra torre di mezzo è stata attaccata. E useremo la... Ah, ecco! Finalmente ho capito come usare le magie. Ho capito come usare le magie, finalmente. Cioè, giusto per farvi capire la mia esperienza in questo gioco, non sono neanche in grado di usare le magie. Sono salito di livello! Allora, questa qua mi dà la rigenerazione salute, è molto buona. E che cos'è? Forma di drago antico! Mi trasformo! Allora, questa skill qui la si può ottenere solo dopo il livello 6. Ok, non guardare quei cosi perché non sono tanto amabili. Allora, andiamo all'attacco. All'attacco! It's time to kill! Morite tutti! Brutti cattivoni! Come potete vedere, con l'aumentare del livello aumentano anche le statistiche. Intanto ammazziamo questi cattivoni. Ammazziamo anche questo cattivone. No, 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 più di qua, più di qua. No, aiuto. No, devo comprare comprare qualcosa che mi faccia cioè, ricaricare la vita. Comunque, intanto, grazie a quell'abilità la rigenerazione è aumentata di molto e la cosa mi piace. Sono salito di livello. Voglio aumentare questa skill qua. Oh, che ridi tu? Che ridi? Yes! 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 Che yes! Oh no! No, 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 la torre! Ma perché devono attaccare me le torri? No! No! Ok, le torri sono dei nemici alquanto potenti e bisogna distruggerle perché così si indebolisce la base nemica. Però sono, come appena detto, sono molto forti! Non attaccare me, non attaccare me, non attaccare me! Attacca quel coso! No, l'hanno ammazzato! Non andare vicino alla torre! No! Ritirato! Ritirato! Ritirato, ritirato, ritirato! No! Sono morto per la terza volta! Non è possibile! Dai, ma sono così bellino! Perché devo morire? Questo coso non sono ancora riuscito ad ammazzare! È livello 8 questo bastardo! A tutte queste cose! Chaos Knight! Anch'io voglio essere un Chaos Knight adesso! Ah, intanto qui possiamo vedere che qui non va tanto bene i nostri amici. No, probabilmente non vincerò questa guerra, non ho mai vinto una guerra. Anzi, non l'ho mai finita una guerra, a dir la verità, però... Ma io i cosi del teletrasporto, cacchio, perché non li uso? Mannaggia la miseria. Allora, uso sempre il tasto destro perché è più comodo, però a quanto ho capito, per usare le abilità e gli oggetti, bisogna usare il tasto sinistro. Ma che fa quest'altra skill? Prima di usare le skill forse avrei dovuto leggere a cosa diavolo servivano prima di azionarle. Ma comunque se non si riesce a salire prima a un buon livello non si riuscirà mai a fare un cavolo. Bisogna distruggere questo coso. Intanto il nostro amico parla, se non qualcuno di voi non l'abbia sentito. Quando dice qualcosa tipo "Non ho il mana", ti dice "Non ho il mana". Ovviamente in inglese perché... Oh, io sì, lo so class, interessante. Allora, sì, questo gioco... forma drago, voglio la forma drago. Drago, diventa drago! No, perché non diventa drago?
Ah, adesso posso diventare un drago. Drago! Sono un drago! Roar! 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 Ho detto roar! Muori, roar! Sono un drago! Pensavo di diventare un drago rosso. La madonnina! Ammazzalo, 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 ammazzalo a questo figlio di... Andate, ammazzatelo! Ammazza, ammazza, ammazza! No, vai, vai a ammazzare lui, vieni qua, fatti ammazzare, stronzo. Fatti ammazzare! Ah, scappi, ne è vero? Adesso sono un potente drago e scappi! Pff, codardo! Oh, intanto sono crepati tutti i miei cosettini, che bello, mi sa che creperò anche io. Un drago possente non può crepare! Vero, signor drago, non che non crepi. Ah! Scappa! Scappa! Scappa, 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 vai qua, vai qua, 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 qua. No, corri! Corri! Puoi farcela! Corri, 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 corri. Oh, sono tornato normale, corri! Corri veloce, molto veloce, perché altrimenti il culo ti fa. Corri, corri, corri veloce. Un'altra cosa che non ho detto. Ok, corri, 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 corri. Oh, sono salito di livello. Un'altra cosa che non ho detto. Allora, questo che fa? Allora, mi dà un bonus di gittata. Beh, però non posso utilizzarla, meglio prendere questo. E comunque che quando si entra in questa zona qua, chiamata la fontana, si ci rigenera la vita molto velocemente. Quindi è molto utile tornare qui quando si sta per crepare. E intanto possiamo anche comprare qualcosa da questo simpatico vecchietto. Allora, uso rigenerazione HP nel tempo. Questa è buona, la voglio. Tanto tantissimi soldini. Vabbè, adesso utilizziamo di nuovo il teletrasporto per andare qui, va. E no, 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 però voglio andarci pure. No, no, ho annullato l'azione e dopo che, dato che ho annullato l'azione, si è anche consumato il coso e non posso aspettare, cioè devo aspettare un po', altrimenti non posso utilizzarlo. Evviva! Intanto... Ah, sei morto, ti hanno ammazzato, coso brutto. E allora, intanto, i nostri simpatici cosettini verdi stanno avanzando e dobbiamo riuscire a sconfiggere la cosa nemica qui. Allora, probabilmente questa guerra sarà divisa in due o più parti, perché non ho la più pallida idea di quanto duri una guerra, ma vabbè. Arriviamo, dai, 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 vai ad attaccare, vai, dai, vai, vai, vai. Eccolo qua. Sono arrivato io, miei predi. Vi salverò il culetto. Trasformazione in drago e distruzione totale. Strong. Vi salverò io il culetto, amici miei. Ah, ma hanno distrutto la torre. Perfetti, bravi. Siete dei grandi. Ah, perché mi sono teletrasportato? Ammazzate il tizio sul cavallo. Tutte contro il tizio sul cavallo. Tizio sul cavallo, vieni qua. Vieni qua. Ah, scappi, ne è vero? Scappi. Codardo. Vieni qui, codardo, e affronta la morte. Vieni qui, codardo, e affronta la morte. No, non voglio essere il primo ad andare là. Ok. Vieni qui, codardo, e affronta la morte. Scappi, ne è vero? Scappi adesso, brutto codardo. Non hai il coraggio di affrontare me, il drago volante. Ah, scappi nella tua radura, stupido umano. Io sono un grande drago. Oh, paffarbacco, volevo dire, sono anch'io un umano, ma presto tornerò un drago, quindi ritirata. Ritirata. We close souls. Aspetta, non so se mi... No. Dove sono usciti tutti questi cosi? Ah! Drago, ti prego, torna! Ah! Run, run, run! Scappa, scappa! Vabbè, dai, ammazziamoli. Tanto dovrei essere in grado di ammazzarli senza troppe difficoltà. Avrei dovuto prendere anche una pozione per... No, faccio schifo, meglio evadere da qui. Run! Scappa! No! Aiuto, qualcuno mi aiuti! Sono i cosettini, cosettini! Cosettini, aiutatemi! Tanto siamo una pozione. Cosettini, aiuto. Oh, è tornato lo stronzo. Ah, teletrasporto, teletrasporto, teletrasporto. No, bastardo. Bastardo. Ti stavo ammazzando. E sei scappato. Figlio di una grandissima bella donna. Bastardo, è scappato. Oh.
Ti odio! Ti odio! Ti stavo per ammazzare! Intanto lui mi ha ammazzato 4 volte. Ma vabbè. Come potete anche vedere, se non ci sono le nostre unità nel territorio, non posso vedere cosa sta succedendo nel territorio. Ok. È tempo di andare e ammazzare qualche piccolo cattivone. Andiamo. Ovviamente con questi scrolls si può teletrasportare solo nelle zone amiche. Quindi se mi distruggono quella torre non posso teletrasportarmi più qui. E cose simili. Trasformazione in drago e apritura di culettini. No, mi stanno ammazzando. Mi stanno ammazzando. Mi hanno ammazzato. Uffi. Devo comprare qualcosa che mi ricarichi anche la mana. Allora, posso vedere, posso comprare le cose quando sono morto. Allora, ripristina la mana nel tempo. Svanirà se l'utilizzatore viene attaccato. Ah, fumo del raggiro. L'attivazione del giocatore può avere un'unità vicina e controllare gli attacchi alleati diventa invisibile. No, no, no. Ok, prima di poter fare comprare queste cose dovrei prima fare qualche esperimento. Ah, non ci posso andare perché il crollo scroll è in ricarica. No! La mia top tower! Oh my god! Sto arrivando, top tower! Resisti! Sto arrivando! Sto arrivando! Un secondo! Arrivo! Datemi un attimo il tempo! Sto arrivando! Arrivo! Ho capito! Sto arrivando! Diamine! Yes! Trasformazione! Oh, cacchio, non posso trasformarmi. Alito di drago! Attacco di qualcosa! What a! Oh, perché? No, che diavolo mi è successo? Perché sono... Ah, probabilmente mi hanno silenziato. Brutti figli di una cattiva... Oh! No, 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 no! No, ma sono tre! Come? Perché sono tre? Sono tutti livello... Perché sono tre? Che ha fatto la dupla... Ah! Illusione. Figlio di una buona donna. Ah, intanto sono salito di livello. Ok, direi che di poter utilizzare di nuovo questa. Non lo so. Forse dovrei potenziare il drago. Non posso utilizzare il potenziale di drago. Allora potenzio questo. Ah, brutti cattivoni. Allora. No, l'ho fatto di nuovo. Allora, vi ricordo che... cos'è questo cosettino verde? Non lo so. Vi ricordo che dovete fare molta attenzione alle cose che premete. Ah, giusto. Per chi potrà giocarci, non so. Ah, intanto il coso è tornato da solo e sta andando in ritirata. Pff, codardo. Infatti, una cosa buona da fare è andare spesso in ritirata. E bisogna essere molto strategici. E conoscere bene il gioco. Io infatti non lo conosco neanche un po'. All'inizio farò solo partite con bot. Però più in là cammina idiota. Quando avrò preso più padronanza del gioco credo che andrò a già fare anche partite online. Ma comunque per ora ci limitiamo ad aprire il culo ai nemici o a essere uccisi da... Cioè, dal PC. Eccoti qui, figlio di... Devi crepare, devi crepare, devi crepare. Vieni qua. Dove sei andato, figlio di... Ma questo usa attacchi strani. E non so neanche attaccare. No. All'attacco... Ah! Devi attaccare qualcosa. Uffa. Non so fare niente. Allora, perché non mi usa le pozioni? Non mi usa le pozioni, va bene. Usami la pozione, cacchio. Allora. Rigenerazione, l'effetto del... Se... mostra... No! La voglio usare? Ah, finalmente. Allora, vai all'attacco! All'attacco! Sono un grande drago. Allora, tu devi morire lì. Che fai il bellino. E perdi tempo mentre noi ti ammazziamo. Allora, vieni qua. No, no, corri, corri. Io non ti farò ammazzare dalla torre. No, no, la devo ammazzarlo. Voglio ammazzarlo. Perché? No, corri, 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 corri. Vai dai tuoi amicetti. Amicetti? Amichetti. Ok, 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 mi sta rigenerando la vita. Scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa, scappa.
Perfetto. Allora, la cosa che sbaglio io probabilmente è il fatto di non tornare. Di non tornare a casa quando il nemico sta ormai vincendo. Allora, fatemi scappare. E fatemi teletrasportare qui. Perfetto. Sì, dovrei fare più spesso questa cosa. Adesso dovrei ricaricarmi e comprare nuovi oggetti. Allora, compriamo nuove pozioni. Compriamo nuovi teletrasporti. E non ho più danari, perfetto. Ok, adesso dovrei riprendere a incamminarmi verso quella zona. Anzi, voglio provare ad andare di qui. Anche se qui una torre l'abbiamo già distrutta. Di solito, da come ho capito e da come ho visto queste poche volte che ho giocato, due, e non ho neanche finito le partite, la linea più importante è questa. È sera! Oh mio Dio, è sera! Ho paura del buio! E comunque, la linea più importante è questa che si chiama top. Poi c'è questa che si chiama middle, ovvero metà, e questa che si chiama under, se non sbaglio. Allora, ma comunque facilmente intuibile, no vabbè. E comunque, uno scontro 5 contro 5 è molto più avvincente, devo dire, perché le poche volte che ho giocato, appunto, se è stato... Oddio, cosa diavolo sta succedendo? Ah, sono già arrivato! Porca miseria, no! Stavo parlando, non mi ero accorto di essere già arrivato! Allora... sono morto. Non so se esiste un modo per risorgere in modo più veloce. Forse dovrei spendere 490 dollari. Li chiamerò dollari, ma non ne ho. No, my top tower, oh my god. Someone goes to... Vai, andate, uccideteli. Perché la top tower non si tocca. Arrivo anche io. E perché mi fa la visuale qui? Mannaggia la miseriaccia. Vai! Arrivo! Arrivo a fare un po' di culi! Boom! Morite tutti, brutti cattivoni! Dovete morire, tutti quanti, nessuno escluso! Tu particolarmente mi stai antipatico! Perfetto! Ehi, sono salito di livello un'altra volta! Allora, livelliamo questa cosa qua, perché è carina come attacco, mi piace! All'attacco! All'attacco, ho detto all'attacco. Ah, quanta cavolo di vita ha qualcosa. Allora, voglio attaccare lui. All'attacco. Ok, se ne è scappato, perfetto. Allora, ho capito che... Oh, la madonnina. All'attacco, all'attacco, all'attacco. No, 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 via, 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 via. Via. Usa pozione. No. No, mi ha silenziato. Cacchio, 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 cacchio. Corri, 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 corri. No, 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 vieni di qua, vieni di qua, vieni di qua. No! No! Non azione! Anzi, non è proprio silenziare, volevo dire mi ha stunnato. Perché silenziare è quando non posso né attaccare né niente, ma posso ancora muovermi. Invece, stunnare invece non posso fare un emerito, cavolo. Yeah! Ah, come potete vedere qui i soldi aumentano anche se non facciamo un emerito, cavolo. Niente, intanto sono morto 8 volte. Yeah! E il tizio è un bot facile. Oddio, e cos'era quel coso che ho intravisto? Bene. Allora, se fossi da solo sarei già morto un milione di volte. Sarei già morto un milione di volte, sì. E andiamo all'attacco, vabbè. Allora, mi sa che mi conviene trasformarmi e fare il di dietro a quel simpatico cavaliere. Voglio, la prossima volta prendo io il cavaliere. Ecco, voglio anch'io un cavallo. Sono un cavaliere senza cavallo. Perché? Io voglio un cavallo. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Se hai il coraggio! Vieni qua! Se hai il coraggio! No, non mi interessa, devi continuare ad attaccare lui. Perfetto. No, e forse sbaglio a fare questo. Non devi attaccare la torre, idiota! Devi attaccare lui! Ok, anche a costo di morire devo ammazzarti. No! Dai, l'ho quasi ammazzato! No, mi ammazzano adesso, mi ammazzano! No, l'avevo quasi ucciso! No, dai! Ma lei non ha fatto niente, è stato questo coso a uccidermi. Creep a corpo a corpo. Intanto abbiamo distrutto anche un'altra torre. No, o era una sola la torre. Non lo so. Sì, abbiamo distrutto due loro torri.
Infatti, ecco qua, abbiamo distrutto la seconda torre, perfetto. Questi cosettini verdi sono molto forti. Allora, dai, rinasci, su, rinasci, dai. Comunque per... sì, ok. Dragon Rises, interessante, allora, non voglio premere niente. Ok, perfetto. Vai qui. I need no steed, va bene, non ho capito niente, ma va bene. Come vuoi, mamma mia, come sei suscettibile. Allora, da quanto ho capito, ho poca vita rispetto a questo tizio. Perché lui ha molto più tacche. Oh, non lo so, non lo so, non so giocare. Allora, come si è anche potuto vedere d'altronde. Perché probabilmente sono morto più volte, ma vincerò. No, 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 ritirata. Oh, la madonnina! No! No! Lasciami stare, brutto! Sei solo un brutto! No! Dannazione! Ma perché mi ammazzano sempre? Divino, non esageriamo. Ma pure, guardate, lui ha 8 tacchette. Perché ne ha così tanto? Non posso vedere quanta vita ha. Attributo primario forza, pusher. Va bene. Forse dovrei aumentare le statistiche. Sì, mi sa che dovrei aumentare le statistiche. Non lo so. Non lo so. Bisognerebbe conoscere bene tutti gli eroi. Ma gli eroi, come ho detto anche poc'anzi, sono milioni. Aspettate, anzi. Sono milioni gli eroi. Davvero tanti. Quindi conoscerli tutti è... ci vuole parecchio, ci vuole, sì. Ci vuole tanto. Però si spera di riuscire ad ammazzarli. Allora, No, ritirata, stavo scherzando. Ho detto che stavo scherzando, mamma mia. Scappa da qualche parte al No, ma è lentissimo. Solo 290, suppongo solo, non so quanto sia 290. Ma è lentissimo, cavolo. Eravamo arrivati qui, adesso ci stanno respingendo, brutti cattivoni. Guarda quanti ne sono. E trasformiamoci in drago, così facciamo un po' di baldoria. Sono un possente drago e non potete nulla contro di me. Sono un possente drago e non potete nulla contro di me, vi ho detto. Oh, la madonnina, scappa. Fanculo! Sì. Ma non fa schifo in questo tipo di giochi, ma pian piano migliorerà, forse. Magari anche con il vostro aiuto. Se conoscete qualcosa su questo gioco, Bear sarà felicissimo di ascoltarvi. E se volete vedere altri video su questo gioco, siete liberi di scriverlo nei commenti. Detto questo, vi saluto a nome di Bear e a nome mio. E ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!